anche me. La nebbia avvolge tante cose, veramente chissà perché. Ho la testa tra le mani, non riesco a guardare. Cerco tra i miei pensieri un motivo per continuare. Cerco un volto amico che mi sappia consolare. Un colpo lo ferì, la piazza è ammutolita, un grido soffocò l'arco della morte, il bianco ricoprì il velo della morte, quel giorno si strappò e alza la mano verso il cielo e spara, spara. Non ti è ancora passata? E sì che mi sembravi quello che in fondo se l'è presa di meno, o no? Ah, non è quello. Non è quello? E che cos'è? O forse sì, ma non è solo quello, anche tutto il resto. Tutto il resto? Ma se avete suonato benissimo, siete stati bravissimi. Cosa c'entra la musica? La musica va bene. Ma una serata come questa. Una serata come questa. Ma insomma, che cosa vuoi dire? Ma sì, guarda noi. Guarda gli altri ragazzi. Che senso ha? Noi qua sopra suoniamo e loro là sotto si divinano. Diventano tutti uguali e si comportano tutti nello stesso modo. Pensando invece di essere diversi. Eh? Che senso ha? Molto ci sarà un tempo in cui i nostri apparati verranno smantellati. Ma dovete sapere che il cuore del capitalismo oggi è lo stesso del nostro sistema. E la cosa fondamentale è dare importanza alla materia, agli oggetti e a nient'altro. Nel capitalismo ogni cosa può essere trasformata in un oggetto che può essere messa sul mercato, venduta e acquistata. Certo, Santità, ma oggi i giovani seguono le onde imposte dal cinema e dalla televisione. Come si può annunciare il Vangelo a chi lo considera come qualcosa di vecchio e superato? Stanislao, il Vangelo è la buona notizia e la buona notizia è sempre nuova. Se i giovani utilizzano nuovi mezzi di comunicazione, sta a noi il compito di trovare le strade che loro percorrono per andare a incontrarli. Ognuno di voi è conosciuto personalmente e amato teneramente, anche quando non se ne rende conto. Quanto amore ci manca nella vita di ogni giorno. Per le strade lo leggi su ogni volto. Quanta gioia ci manca nelle storie della vita, inutili affanni di un'anima ormai assopita. Quanta fede ci manca nell'uomo e la sua storia. Ormai tutto è perduto nell'oblio della memoria. Quanto cuore ci manca, quanta luce, quanta pace, parole senza suono, ecco che non ha voce. Oh mio Signore, la mia mano tendo a te. Oh mio Signore, non ho vita senza te. Basta una parola, un solo gesto d'amore, cercare una ragione per vivere di più. Grazie.
ascoltare la sua voce, vi cambierà la vita, vi inonderà di pace. Io rinforzo